22 ottobre 1962. Discorso di Kennedy sui missili a Cuba. Prove inequivocabili hanno stabilito che una serie di impianti missilistici offensivi sono in costruzione nella terra prigioniera. Scopo di queste basi non può essere altro che preparare una capacità d'attacco nucleare contro l'emisfero occidentale. Esordì con queste parole pesanti il presidente John Kennedy la sera del 22 ottobre 1962, quando comunicò al popolo americano e al mondo che l'Unione Sovietica stava installando basi missilistiche a Cuba e che gli Stati Uniti avevano deciso di imporre il blocco navale. Nello stesso discorso in diretta televisiva, il presidente, dopo aver invitato il segretario del Partito Comunista Sovietico Nikita Khrushchev a rinunciare alle sue minacce alla pace mondiale, specificò che ogni eventuale attacco avrebbe generato un'azione di rappresaglia da parte degli Stati Uniti, lasciando intuire che non era escluso l'eventuale uso di armi nucleari. Per 6 giorni il mondo visse l'angoscia ad un tempo sospeso, temendo una guerra atomica, finché il 28 ottobre la crisi venne risolta grazie a una soluzione diplomatica: lo smantellamento delle basi sovietiche a Cuba, in cambio dell'impegno dell'amministrazione Kennedy a non tentare più l'invasione dell'isola comunista.